Sono 204 nuovi positivi al SARS-CoV-2 nelle 24 ore precedenti, secondo l'ultimo aggiornamento dell'ASP Nissena risalente al 23 maggio. Sarebbero tutti in isolamento domiciliare 65 pazienti di Caltanissetta, 52 di Gela, 27 di San Cataldo, 14 di Niscemi, 7 di Mussomeli, 6 di Riesi, 5 di Sommatino, 5 di Mazzarino, 3 di Campofranco, 3 di Milena, 3 di Serra di Falco, 3 di Sutera, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Butera, 2 di Montedoro, 2 di Resuttano, uno di Marianopoli e uno di Villalba. Quattro i ricoverati in degenza ordinaria e per l'esattezza uno di Caltanissetta, uno di San Cataldo, uno di Gela e uno di Riesi. Un paziente, sempre di Caltanissetta, invece è stato dimesso dalla degenza ordinaria. Numerosi infine i pazienti guariti dal Covid-19, cioè 87 pazienti di Gela, 86 di Caltanissetta, 76 di Butera, 62 di San Cataldo, 29 di Niscemi, 22 di Serra di Falco, 20 di Delia, 19 di Sommatino, 14 di Mazzarino, 10 di Milena, 9 di Riesi, 8 di Campofranco, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Sutera, 5 di Mussomeli, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Acquaviva Platani, 1 di Montedoro e 1 di Resuttano.